Questi sono i miei 15 secondi simbolici di silenzio che ho fatto in risposta al video di Pio3D contro il cyberbullismo, una piaga che ormai ci colpisce da veramente troppo tempo. Nel mondo ci sono tante persone frustrate che, non sapendo come sfogare questa loro situazione, decidono di farlo offendendo altre persone su internet, giusto per sentirsi superiore ad esse. Io per queste persone inizialmente ho provato più pena che altro, perché se una persona è costretta a offendere un'altra persona su internet e neanche davanti alla faccia per sentirsi bene, sentirsi superiore, vuol dire che è messa veramente male. Però quando ho visto che stavano cominciando a venire sempre più forti le notizie di persone che si sono suicidate per delle offese e minacce che hanno ricevuto su internet, allora la pena si è trasformata in rabbia e disgusto. Alcuni pensano che il cyberbullismo sia meno grave del bullismo vero e proprio perché non provoca danno fisico dalla persona che offende. Però fidatevi che per una persona sensibile, vedersi continue offese e minacce da parte di un'altra persona è una cosa veramente molto dura. Noi YouTubers, chi più e chi meno, abbiamo visibilità e siamo visti da diverse persone. Per questo dobbiamo usare questa piattaforma non solo per dire i nostri pensieri e magari farci qualche risata, ma per unirci e combattere questi mali. Non basterà certo a far sì che questo fenomeno finisca tutto ad un tratto, però sicuramente servirà a far capire alle persone che sono coinvolte negativamente in queste situazioni che noi YouTubers la pensiamo tutte allo stesso modo e che vogliamo combattere questo male insieme. Per questo nomino Sick Wolf, Just Matti e Peppone Cuore Azzurro, nella speranza che anche loro condividano questo messaggio nei loro canali e lo espandano se a sempre più persone possibili. Bisogna unirci contro queste bestie per aiutare chi a causa loro soffre e decide in alcuni casi purtroppo di fare delle azioni tragiche e irreversibili. Un saluto dal vostro creatore Gelo 84, facciamoci sentire. Ciao ragazzi!